Minchia Valmeister. Che lento, dai, ne devi abbandonare una. Proprio di palle. Yeah. Dai, Valmaster, porco Giuda. Stai rallentando tutto, mago. Puoi scambiare alcuni o tutti i tuoi punti forza. Tranne quelli degli enti del gesto sagace, in punti astuzia, viceversa. Che tu decidi di usare o meno il tuo potere, il mago poi svanisce nel mazzo di scarpe una nuvola di fumo. E ma perché dovrei rinunciare alla forza? Ah, beh. Sapresti soltanto astuzia. Vediamo se aderisce. Non aderisce. Direi dargli della mietitrice. Della mietitrice. La... A chi? Ah, Vizzero. Gli è andata male. Ah, ma ha tirato uno di fatto. Tanto sta scrivendo. Sì, ma se è tuo turno, perché ti metti anche a scrivere? Dei combine. Dei combine. Va bene? Dei combine. Ah! Sta sfidando Stanto. Sì, ma io Stanto lo massacrerei di volte. Porco due. Stanto sta dormendo. Gli ciula qualcosa, molto bene. Eccolo lì, è bello. Figa. Quello è molto bello, gli ha ciulato quello che gli fa sempre avere una magia. Molto bello. Dai, Vizzero. Se tiri uno sono olive, no, guadagni uno forza, te ne fa bene Valmeister, porco Giuda. Pirlon dell'occhio. Due. Che schifo. Io così cosa volevo qua. Combatto con quel coglione qua. Ma che sfiga, oh ragazzi. Proprio il minimo, il minimo, cazzo, il minimo. Che ribal. Molto bene. E sta andando avanti bene, no? Non male. Chi è sto qua? Ah, sì, l'ippogrifo. L'ippogrifo. Cos'è sta roba? Mappa. Mappa di che? Astrai due dal totale. Ah, che bello.
Figo, perché questo con più sono bassi forse meglio era una roba del genere, sì. Va bene, sta giocando tanto. Molto molto bene. Allora, secondo di tutti quanti, tutti e tre, Stanto, Vizzero e Waldmeister, sarete preti di Plutonico, il troll. Il trollaceo troll. No! Vabbè, ma io non ne avevo. No, queste sono le quest del Warlock. Gli sono spariti tutti gli incantausimi. Quando esce quella schifosissima carta che si chiama Vortice Magico. Un vortice magico assorbe gli incantesimi, tutte le magie dei personaggi, il vortice, eccetera, eccetera. Se ne vanno a darvi al culo, in pratica. Se ne vanno a darvi alle natiche, allegramente. Se ne vanno allegramente a darvi al Deregnello. Il Deregnello. Deregnello Dante Via. Questo è della. Dell'espansione, marsupio nascosto. Puoi piazzare un oggetto su questa carta. Il marsupio oggetto su questa carta l'ho colto e gli esplosivi e gli oggetti. Se perdi un attacco, pouch is good. Questo è pouch. Caro Vizzero. Fammelo vedere, non ho ancora capito cosa cazzo fa sto pouch. Cristallo psichico. Cioè, in ballo un cristallo psichico. Mamma mia, Waldmeister, quanto sei lento. Sei lento come un cammellino. Come un cammellino. Sei lento, 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 dai. Tocca a me. Oh. Quella. Put your talisman in there. Ah. E adesso leggo bene perché è interessante quello che gli dice. Voglio andare qui. Usa astuzia, forza, uso la forza. Buono. Ce la fazio. Sono qua dentro, molto bene. Sto entrando nella corona del potere. Molto bene. Molto bene. Fammi vedere un attimo quel pouch lì cosa fa. Allora, questo pouch. Ma dov'è il pouch? Ce l'aveva lo svizzero, no? O no? Eccolo qua. Allora, il pouch. Il pouchone. Il pouchonis, fammi vedere il pouch. Che palle, porca zia. Zio macaco. Zio andriolo. No, devo capire questo pouch che cosa fa. Conta come lui gli dice di mettere il talismano dentro. Eccolo qua. Eccolo qua. Puoi piazzare un oggetto su questa carta. Non mi fai vedere, porca puttana che palle. Allora, puoi piazzare un oggetto. Puoi piazzare un oggetto su questa carta. Il marsupio e l'oggetto su questa carta non contano ai fini del tuo limite di oggetti. Ah. Il marsupio e l'oggetto. Se perdi un attacco, il vincitore non può prendere né il marsupio né l'oggetto nascosto all'interno. Che figata. Allo stesso modo, questi non possono essere sottratti dall'abilità speciale o magia di un personaggio. Pouch is really good.
Caro mio Valmeister, sei il più asino di tutti e hai avuto l'oggetto più bello di tutti. Porca puttana. Invocatore di tempeste. La tormenta. Abbiamo tormenta, guaritore e genii. Il famoso genio della lampada. Cos'è sto pullame di magie che sono appena uscite? Niente, io ho replicato nella chat, pouch is really good, è vero. Pratico uno cosa fa? Si mette un oggetto nel pouch, che è un borsellino. Questo oggetto lui gli suggeriva, Bizzero ha suggerito a Valmeister, quello sveglione lì, di metterci dentro nel pouch il talismano, no? Perché? Perché poi talismano, cioè oggetto e pouch insieme, non sono rubabili in un confronto tra due personaggi. E non contano neanche ai fini del conteggio, è proprio come fosse una roba nascosta sua, nessuno se gliela tira via. Quindi se l'imbecille ha messo il talismano nel pouch, ci intendiamo. Se non l'ha messo, è un ricchione. È un rincoglionito. Vedremo come si evolve la cosa con questo Waldmeister, che è un po' un pirro. Questa bella partitina. Ah, il troll. Mi sfida. Ustia. No, il rospo. No, il rospo. Cazzo. Meno male. Guadagno uno di vitalità, fighissimo. Molto figo. Allora, Lucky mi hanno scritto, io ho fatto LOL, Bunch of BS, cioè gruppo di manipolo di BS, cazzo vuol dire? Dovrei leggere in internet BS che cacchio significa. Cos'è cacchio significa? BS. BS. Vediamo se si riesce a capire cos'è BS. L'accademia è bella. Non mi ricordo più cosa si fa all'accademia. Anzi, fammelo vedere un attimo. Ma è lì l'accademia, la situazione non si sa. BS. Urban Dictionary, proprio BS. Bullshit. The Bunch of Bullshit. Bunch of BS. Bunch of BS. Ah, tocca a me. Scegli una casella dove vuoi andare. Allora, qui dentro. Allora, 6, taverna. Bunch of bullshit. Manipolo di stronzate.